va? Sì, ok. Perfetto, buonasera a tutti, grazie a chi mi ha invitato. Innanzitutto io voglio ringraziare gli amici dell'Associazione Calimerese Esercenti Artigiani e anche il Comune di Calimera per aver avuto l'intuizione, se vogliamo, anche la volontà e il gusto, il bel gusto a questo punto, di ospitare una serata di approfondimento culturale attorno ad un tema centrale, straordinariamente importante per il nostro territorio e attorno all'opera di Andrea Apollonio. Un libro che io ho già letto, che ho anche recensito sulla mia testata web che dirigo, già qualche mese fa, in occasione di un'altra presentazione, questa volta a Lecce. Devo dire, con l'ex presidente della Camera, nonché noto magistrato e politico di altissimo spessore, Luciano Violante, che ha partecipato in qualità di relatore alla presentazione del libro di Apollonio. Con quest'opera possiamo dire che trova finalmente diritto di cittadinanza nella letteratura contemporanea il fenomeno della cosiddetta quarta mafia, la Sacra Corona Unita. È un fenomeno che, come tutti i fenomeni naturali, è soggetto ad una trasformazione, ad una evoluzione, probabilmente ad una degenerazione. Sicuramente in questa fase noi assistiamo ad una realtà che è profondamente diversa da quella che viene raccontata in parte e che si riferisce agli inizi, all'ascesa, al consolidamento della mafia salentina. Però, vedete, e io in questo devo dire, prima di dare la parola subito per il suo saluto a Roberto Bruno, che ho trovato delle cose che mi aspettavo e non ho trovato altre cose che avrei voluto trovare, perché l'autore non indugia su protagonismi, su personaggi, su nomi, lo fa, ma lo fa molto meno di quanto non avrebbe fatto un giornalista, di quanto probabilmente non avrei fatto io, perché il taglio non è quello meramente giornalistico, lo stampo è un altro. L'approfondimento è più, possiamo dire, accademico, scientifico, sicuramente più divulgativo e anche legato magari a, ad un meccanismo giurisprudenziale che viene accomodato e che viene seguito con grande cura e con grande attenzione. Il libro si legge facilmente e molti di noi che hanno vissuto quegli anni, io non sono proprio così giovane da non ricordare, possono ritrovarsi e ritrovare pezzi importanti della propria esistenza e anche pezzi di realtà che oggi possono sembrare lontani, distanti, perché io ricordo nella mia città, la città di Lecce, quando quasi ogni notte, negli anni 80 e nei primi anni 90, si udiva in piena notte o di sera tardi una deflagrazione. Bombe, ordigni esplosivi che mettevano a soqquadro esercizi pubblici, che distruggevano saracinesche, che mandavano in frantumi vetrate. Ma non soltanto. Anche le notizie di efferati delitti o omicidi, talvolta brutali, tipici di stampo mafioso, che io ricordo vagamente nel tempo in cui ero ancora un giovane studente. Poi, quando all'inizio degli anni 90 ho cominciato a fare il mestiere di cronista, e io, caro Giorgio, ho cominciato con la cronaca nera, ricordo molto bene da cronista, e quindi poi ho ritrovato perfettamente, plasticamente rappresentati nel libro di Andrea Apollonio. La parola al presidente di Acea, Roberto Bruno. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti, ringrazio il dottor Oliva, il comandante Patti,
Un saluto particolare vorrei farlo augurandogli buon lavoro alla consigliere dottoressa Civino, che da poco è consigliere e coordinatrice provinciale di avviso pubblico, quindi siamo nella legalità, no? Nel nostro campo, ti sarà d'aiuto. Niente, io velocemente così volevo soltanto salutarvi e ringraziarvi. Quello che ho sempre detto dal primo giorno in cui mi sono insediato è che così a sentire, a vedere, non si hanno, è una mia impressione, poi sentendo anche qualche collega, i fenomeni di una volta, gli anni 90-2000, diciamo, no? Almeno in questo pezzetto di zona. Ecco, è quello l'invito mio che faccio a tutti i miei colleghi, commercianti, artigiani, di non abbassare mai la guardia, perché proprio nel momento in cui si abbassa la guardia è che potrebbero colpire. Io invito tutti, purtroppo ce ne sono pochi commercianti artigiani, perché purtroppo il lavoro nostro ci consente di stare a quest'ora. L'invito che faccio sempre a tutti è quello di denunciare i primi accenni, perché si sa come sono queste cose, di denunciare subito, perché ecco, in questo lo Stato, in queste cose lo Stato è con noi. Con la legge 512 del 99, con il fondo di solidarietà, siamo tutelati, la legge ci tutela, le forze dell'ordine ci tutelano, questi fondi sono importanti, naturalmente è un iter abbastanza complesso, però voglio dire, c'è la vicinanza e questo è l'invito che faccio a tutti, non abbassiamo mai la guardia, stiamo sempre, perché magari cullandoci potremmo magari, ecco, trovarci tutta una volta il masso sulla testa, non sarebbe una bella cosa. Niente, io vi ringrazio di nuovo tutti quanti, anche io ho letto il libro di Andrea Pollonio, è un libro molto dove ci sono delle sfaccettature che non conoscevamo, magari per sentito dire si sapevano, però ecco, qui si va proprio sul particolare, nella cosiddetta quarta mafia che insomma è imperversato in quegli anni. Niente, io vi ringrazio e passo la parola a chi mi segue. Grazie. Grazie, e io giro subito il microfono ad Elisabetta Civino, consigliera del comune di Calimera e coordinatrice provinciale di avviso pubblico. Prego. Grazie mille. Buonasera a tutti, grazie intanto per l'augurio rivoltomi da parte di Roberto, e vi porto i saluti di Francesca De Vito, che in questo momento è impegnata in una plenaria insieme ai sindaci della zona per la questione NoTap. Ha delegato me, spero di fare cosa gradita e di riuscire a racchiudere tutti i concetti che volevamo esprimere in questa serata. Anch'io, come chi mi ha preceduto, ho letto il libro di Andrea. L'ho trovato un buon libro in grado di raccontare la storia della SCU. È un libro che ti offre la possibilità di conoscere un mondo non conosciuto forse, del quale se ne parla poco e se ne parla per sentito dire. Non ho potuto fare a meno di pensare durante la lettura ad una frase, ad un concetto. La mafia sarebbe soltanto un pallido ricordo se fosse tale anche la cultura della mafia. La mafia chiaramente intesa in senso abbastanza lato e comprensivo anche della SCU. Che cos'è la mafia? Come agisce? Dove agisce? Agisce sicuramente lì dove ci sono le crepe della società, lì dove si insinua il bisogno, lì dove un soggetto è chiamato a chiedere aiuto. Lì dove lo Stato non c'è e lì dove lo Stato non interviene. C'era un passo del tuo libro che diceva: la mafia è reazione specifica ai mutamenti centrifughi dell'economia e del tessuto istituzionale, tendenti ad emarginare le classi sociali più povere. Continuavi poco dopo: sovrapposizione di elementi politici e sociali più delinquenziali, i divari sociali lì dove c'è l'assenza dello Stato. Ebbene,
Bisogna guardare essenzialmente alle cause, a quali sono le cause che producono la mafia, e quindi la causa sociale, culturale, se non dapprima economica, ed andare ad intervenire lì dove si può, quindi incrementare, aiutare, investire nella scuola e nel lavoro. Qualcuno molto prima di me, molto prima di tutti noi, diceva: alla mafia fa più paura la scuola della giustizia. Forse perché con senso critico vedeva che una persona che ha cultura, che ha conoscenza, non teme. E una persona tale non ha il timore di essere assoggettata ad un'altra, non avere quel timore psicologico che la porterà poi in futuro a dover chiedere dei favori, a continuare a chiedere dei favori. E prima di ogni cosa, però, chiaramente, assenza, abbiamo detto, di leggi, ma le leggi non sono soltanto scritte. Le leggi scritte in sé per sé non conducono da nessuna parte. Ciascuno di noi dovrebbe avere delle leggi nella propria coscienza che possono essere da monito, che possono condurre. E quindi mi sono detta: perché non una rivoluzione della civiltà, del senso civico, dell'appartenenza, un riscatto dal bisogno, e quindi non più soggetti deboli ma eguaglianza totale. E questi sono i pensieri che mi hanno accompagnato durante la lettura del tuo libro, perché comunque l'ho visto ambientato chiaramente in un tempo differente, sì, da quello che noi stiamo vivendo oggi, ma che secondo me porta ancora con sé la cultura, in alcuni casi, delle associazioni criminali mafiose. Questo, grazie mille, grazie ancora. Allora, tentiamo di entrare nel vivo, e non solo del libro evidentemente, ma di ciò che sta attorno al libro e dal contesto che lo esprime e che in qualche modo ne rappresenta la scaturigine, la motivazione. Non è soltanto un esperimento storiografico, come dicevo all'inizio, è qualcosa di più, ma riportiamoci al titolo. Storia della Sacra Corona Unita, e qui il titolo ci dice che c'è una componente storiografica evidentemente, e quindi andremo a trovare le tracce di questo, ascesa e declino di una mafia anomala. La parabola qui rappresentata, ascesa e declino, ci farebbe pensare che siamo di fronte ad una realtà, ad un fenomeno che si è esaurito, che ha avuto una fase di massima espansione che adesso si è chiuso. Probabilmente non è così, e non era nemmeno tua intenzione dire che è definitivamente calato il sipario su tutto questo. Chi meglio di altri può aiutarci a leggere con quali modalità? Non so se la società civile, intesa, no, così, cosiddetta meglio, o pezzi dello Stato, la magistratura, le forze di polizia, le istituzioni, sono riuscite o hanno messo appunto quei meccanismi utili a favorire il superamento, il declino, ecco, come potremmo dire qui riportandoci al titolo, della mafia anomala. Perché secondo me, ed è corretto quello che ci ha detto Elisabetta Civino, però c'è un punto sul quale io inviterei adesso il vicequestore Giorgio Oliva eventualmente anche a riflettere, oltre a tutte le cose che vorrà dirci ovviamente, nella massima libertà. Mafia per la Sacra Corona Unita rischia di essere un insieme troppo grande, un sovrainsieme che non è sufficiente a dirci esattamente cosa è stato la Sacra Corona Unita. Perché? Perché probabilmente la storia, il tessuto economico, la cultura di questo territorio, di questa penisola salentina, della Puglia, è molto diversa da altri contesti come la Campania, come la Sicilia, come la stessa Calabria, e che probabilmente, non so se è corretto quello che sto dicendo dal tuo punto di vista, la Sacra Corona Unita ha avuto un declino relativamente rapido, anche perché evidentemente non è riuscita a penetrare, a compenetrare, a viziare, a contaminare del tutto la nostra società. Io apro una parentesi, in questo bisogna dire grazie, mille grazie, molte grazie al lavoro che ha fatto la polizia di concerto con la magistratura, perché sì, da questo profilo, sotto questo punto di vista, è stata una battaglia vinta. Grazie, buonasera.
Ecco, sicuramente, come giustamente dici tu Marco, la Sacra Corona Unita si pone rispetto alla mafia, io direi più che rispetto alla mafia, rispetto proprio al 416 bis, l'articolo del codice del penale vigente che individua la fattispecie, effettivamente come una sorta di species rispetto al genus. È ovvio che è una species del tutto sui generis, perché rispetto alla mafia, all'andrangheta, alla camorra, ha un sostrato assolutamente, come dire, non così forte, non così radicato nella società, in cui si è comunque innestata, perché bisogna dire, e come diceva la consigliera Civino giustamente, si insinua nelle crepe questo tipo di organizzazione. Il 416 bis esiste perché ci sono quei connotati che si fondano su quello che è la carenza sociale. Io, ecco, nonostante sia poliziotto, mi sento più sociologo, perché proprio l'aver vissuto prima dal di fuori sino all'88, poi quando sono entrato in polizia appunto in quell'anno, ho incominciato a vedere dal di dentro questi meccanismi, queste dinamiche, e l'ho fatto in varie province pugliesi, l'ho fatto innanzitutto a Brindisi, dove peraltro anche lì era una species nella species, cioè la Sacra Corona Unita brindisina nasce come assolutamente eterogenea rispetto ad altre mafie. Giustamente l'autore fa una ricostruzione ineccepibile, completa. Io appena ci siamo incontrati, ci ho tenuto a dirglielo, è il primo lavoro che vedo completo, una panoramica equilibrata, oggettiva, forse quello che tu vedi come difetto io la vedo come qualità, non prendere parte a un personaggio, non prendere parte a una storia, non prendere parte a qualcosa che ha magari affascina, magari cattura l'attenzione, ma poi devia, depista un pochino da quelle che sono le dinamiche nella ricostruzione storica. E allora, ecco, è importantissimo dire questo. Come nascono questi fenomeni? Questi fenomeni, sì, forse adesso possiamo constatare un indebolimento, una quasi estinzione del fenomeno, ma a parte il fatto che non conviene mai essere ottimisti in questi casi, perché come diceva giustamente il Presidente Roberto Bruno, dobbiamo sempre tenere altissima, non alta, l'attenzione. Ma tenere alta l'attenzione è un'espressione vuota, bisogna dare contenuto a questa espressione. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna tenere presente che questi fenomeni si innestano laddove c'è una carenza innanzitutto valoriale, cioè la base dei valori è fondamentale perché non si innestino questi percorsi devianti, perché queste strutture non incomincino a emergere. Io la prima esperienza, il primo approccio che ho avuto appunto è stato a Brindisi. Tra parentesi, dicevo così come simpaticamente così all'autore che ha voluto corredare con delle foto, io alla foto numero 15 sono presente, molto più giovane, con il famoso Ciccio La Busta messo in mezzo dopo la sua cattura, avvenuta l'operazione Puma del 93, se non mi ricordo male. E ecco, in quel tessuto sociale noi avevamo delle vastissime popolazioni, avevamo dei quartieri interi della città di Brindisi, ma non solo della città di Brindisi, avevamo Mesagne che era completamente in mano alla Sacra Corona Rogoliana. Abbiamo avuto Ostuni e Fasano che erano popolate da contrabbandieri professionisti. Quindi c'era tutta la provincia brindisina che era in mano alla Sacra Corona Unita, che era anche contrabbando, e il contrabbando era quasi sinonimo di Sacra Corona Unita, di affiliazione alla Sacra Corona Unita. I contrabbandieri, i capi squadra del contrabbando erano affiliati e dovevano la tangente per ogni cassa di sigaretta. Brindisi viveva una promiscuità tra l'ambiente cosiddetto bene e la malavita, perché si giocavano le puntate
mi ricordo amici intimi di qualche prefetto addirittura, che partecipavano a queste, con delle quote, a queste puntate, nei viaggi fatti dagli scafisti, e cercavano di introitare quanto più possibile senza alcuno scrupolo, senza farsi alcuna remora, e ottenevano praticamente dei capitali che altrimenti erano assolutamente insperati in una economia devastata in quel momento storico. E quindi voglio dire, ecco, veniamo al dunque: economia assolutamente carente, strutture economiche, industria, tutto quello che il, come devo dire, l'attività sana, l'attività che, su cui si deve basare, economica su cui si deve basare una società altrettanto sana. Quindi i valori, quindi la fiducia nelle istituzioni, il poter credere che rivolgersi alla polizia, all'arma dei carabinieri, alla guardia di finanza potesse effettivamente costituire un aiuto, un sostegno, un conforto, perché no? Ecco, all'epoca, parliamo degli anni, fine anni 80, inizi anni 90, queste situazioni purtroppo erano veramente affidate al coraggio della città, della cittadinanza. Cioè il cittadino effettivamente si sentiva solo, si sentiva abbandonato, non aveva la possibilità di avere fiducia guardando noi, guardando la magistratura, guardando quello che poi scaturiva dai processi, perché i processi erano lenti. Ci ritroviamo nell'89 con un nuovo processo che poi è stato trasfigurato, va bene, nel corso degli anni successivi, con delle riforme magari non proprio organiche, ma sicuramente tutto questo ha portato a un disorientamento da parte di tutti. Quindi è chiaro che con un'organizzazione efficiente che dà delle risposte immediate, non, magari non quelle che ci si aspetta sicuramente, abbiamo fatto l'esempio prima di questo, diciamo, di iniziare l'incontro, del furto dell'auto. Furto dell'auto, cosa faccio? Denuncio o pago il cavallo di ritorno? Ecco, questo dilemma all'epoca quasi non esisteva, cioè nel senso che si pagava il cavallo di ritorno, punto e basta. Adesso, con delle operazioni di polizia, la sinergia con l'arma dei carabinieri è sempre stata splendida, io ho sempre ricordi positivi. Ricordi e peraltro anche il presente positivo nella collaborazione che abbiamo quotidianamente, ma quello che è stato fatto anche, soprattutto dalla magistratura, da certa magistratura protagonista di tutti i fatti che sono contenuti nel libro, e quello che è stato fatto anche, perché no, diciamolo, da una politica che si è finalmente interessata a dare gli strumenti che non c'erano, che non esistevano nemmeno nella fantasia, e poi adesso sono diventati realtà. Quindi il sostegno, noi abbiamo degli esempi pratici, ne ho vissuti tantissimi, l'ultimo, quello con qui presente Brizio Candelieri, che fa parte dell'associazione. Ecco, quello che è importante capire è che non si è adesso non si è soli, adesso c'è una sinergia tra le istituzioni e tra le istituzioni e i cittadini. I cittadini sanno che non sono abbandonati a se stessi. Ecco, questo è fondamentale. Ecco, in questo senso, quindi, la Sacra Corona Unita è superata. La Sacra Corona Unita fa parte del passato. Non deve essere assolutamente mai più presente. Quindi, per fare questo, però, dobbiamo continuare lo stesso identico sforzo che è stato compiuto finora. Quindi, io interrompo perché voglio ovviamente dare spazio, poi magari riprendiamo, però voglio, ecco, sancire questo aspetto che è fondamentale, credo, che è il frutto, ripeto, di quello che è il mio vissuto. Cioè noi abbiamo la polizia, le forze di polizia, la magistratura possono fare tutto, ma non possono fare nulla senza la collaborazione dei cittadini, senza la collaborazione dei soggetti che sono vittime di questo tipo di fenomeno. La cultura, il cambio culturale, come diceva la consigliera, cioè il capire che finalmente non si è soli, che finalmente si fa parte di uno Stato, che finalmente si fa parte di una comunità organizzata verso il bene e non verso il male, come invece è quella che ci fronteggia, è ovvio che ci fa forti, e ci fa molto più forti rispetto a chi dobbiamo contrastare. Vorrei, grazie al
al vicequestore Giorgio Oliva, grazie anche perché attraverso la sua lunga esperienza, la sua lunga militanza, 30 anni in polizia e poi al suo ruolo apicale di vertice all'interno della questura di Lecce, ci può fornire una fotografia quanto mai autentica e attenta anche alle diverse fasi, perché ci ha raccontato, seppur brevemente, un po' il suo vissuto. Attraverso il suo vissuto abbiamo ricordato, molti di noi hanno buona memoria in questo senso, che cos'era per esempio il territorio di Brindisi negli anni 90. Ecco. E vorrei approfittare però, se possibile, di te. Io non posso non dare del tu a Giorgio Oliva, perché ci conosciamo da mezza vita. E quello che vorrei chiedergli è, a proposito di organizzazione, è possibile oggi, perché poi è bello un po' per rassicurarci, ma un po' anche per capire che non possiamo abbassare la guardia, io mi riporto ancora una volta al sottotitolo, Ascesa e declino. È possibile pensare, qualcuno ritiene di sì, che oggi non si possa più parlare di vera e propria organizzazione, che come struttura di fatto fisica, ecco, uniforme, la Sacra Corona Unita non esista più? Dicevo, sicuramente noi abbiamo, diciamo, forse la mancanza adesso di qualche elemento costitutivo di quella che è la fattispecie mafiosa. Cioè, adesso, per esempio, faccio un esempio. Già sin da quando è nata la Sacra Corona Unita era caratterizzata in maniera molto più ricca del fenomeno, dal carisma di alcuni leader, ma anche da una frammentarietà che poi portò alla collaborazione con la giustizia di alcuni appartenenti. Non sempre affidabili questi collaboratori, assolutamente, anzi, molti depistavano, molti facevano in buona sostanza l'interesse di un gruppo, cercavano di favorire un gruppo ai danni dell'altro. Mi è capitato personalmente, quindi effettivamente questo è accaduto. Ma al di là di questo, queste crepe all'interno dell'organizzazione poi effettivamente hanno fatto sì che aumentassero, che si incrementassero, sino a tal punto che poi l'elemento forse dell'omertà è venuto quasi del tutto meno. Cioè il legame, il vincolo che lega questi soggetti innanzitutto era fondato, anche perché l'efferatezza dell'azione di questi soggetti non è che si rivolgeva solo all'esterno, ma anche forse e soprattutto all'interno. Cioè, quando dovevano essere sanzionati alcuni appartenenti che non rispettavano i diktat del boss, c'erano delle esecuzioni, ci sono state delle esecuzioni spietate, forse anche più crudeli e cruente di quanto non sia avvenuto in altre organizzazioni analoghe. Quindi indubbiamente l'organizzazione c'è, perché quella continua a esserci. Quindi, però una cosa è parlare di associazione a delinquere, una cosa è parlare di associazione a delinquere di stampo mafioso. Quindi lo stampo mafioso viene dato proprio da alcuni elementi costitutivi, l'omertà è uno di quelli. Quindi obiettivamente, se vedo un indebolimento, lo vedo proprio nella, se non totale assenza, nella rilevante diminuzione di questo elemento costitutivo, l'omertà. Cioè, hanno capito e sanno che effettivamente sì, è una forma di difesa, no, da parte dell'organizzazione, un'autodifesa, essere omertosi. Però è ovvio che questo vincolo dura sino a quando effettivamente l'efficacia del vincolo organizzativo è abbastanza, come devo dire, stretta e forte e salda. Si indebolisce nella misura in cui, come devo dire, c'è una forza centrifuga da parte di alcuni soggetti che si vogliono rendere autonomi, che o vogliono danneggiare il gruppo di origine. E fatto sta che questo elemento di disaggregazione, questa tendenza alla disaggregazione di alcune componenti, effettivamente costituisce un elemento di debolezza. E qui si innesta l'azione di polizia, e qui si innesta l'azione di denuncia, che insieme, azioni che insieme
indeboliscono e neutralizzano molto spesso questo tipo di organizzazione. Questo è avvenuto sempre più spesso, sempre più frequentemente, tant'è vero che poi ci sono stati dei processi, come devo dire, sempre più efficaci, che hanno portato quindi ad un successo giudiziario poi da parte dell'azione della magistratura e dell'azione di polizia. Ricordiamo, grazie. Ricordiamo il maxi processo del 91, che fu il primo del 1991, io lo ricordo perché frequentavo l'ultimo anno del liceo, diciottenne, all'uscita dalla scuola andavamo in via Siracusa nella aula bunker che era... Sì, andavamo. Perché compiuta la maggiore età si poteva entrare. Palestra della scuola di via Siracusa, nel rione Stadio, nel quartiere Stadio, zona 167 come la chiamavamo allora, di Lecce, ecco sì, un po' più avanti delle Vele, esattamente lì, la chiesa di San Giovanni Battista, andavamo a seguire le udienze, era la curiosità di chi ancora conosceva poco. Poi invece da giornalista, da cronista, ricordo il secondo maxi processo, quello del 96, e mi trovai il giorno della lettura della sentenza con insomma condanne terribili, quello fu un momento centrale. Ecco, ora vorrei ascoltare la testimonianza del maresciallo Patti, un intervento comunque anche liberamente e un saluto da parte sua. Prego. Ringrazio per l'invito e ringrazio per la presenza delle persone che forse dovrebbero essere ancora di più, perché come diceva il dottore si possono sconfiggere questi fenomeni solamente con la collaborazione fra la cittadinanza e le forze di polizia. E la cittadinanza in questa occasione secondo me dovrebbe ascoltare delle persone che hanno vissuto questi periodi proprio per comprendere quali sono le, diciamo tra virgolette, le armi che la cittadinanza ha. E quindi ribadisco quello che ha detto il dottore, che l'unica cosa per non tornare in questi anni, che saranno ben descritti nel libro da come ho sentito, è non dimenticarsi che esistono le istituzioni. Noi andiamo vestiti di nero, in mezzo agli altri ci notiamo, quindi è facile raggiungerci, siamo in tutti i paesi, altrettanto fa la polizia, e quindi quello che mi auguro è che si continui questo tipo di collaborazione. Grazie, sì. Grazie al comandante. E adesso la parola all'autore, Andrea Apollonio, al quale chiedo subito, dal suo punto di vista, se vuol dirci così, tanto per cominciare, in che cosa, a suo avviso, risiede l'anomalia di questa quarta mafia. Sì, innanzitutto volevo un attimo ricollegarmi a quello che tu dicevi sul maxi processo, perché qualche tempo fa, chiacchierando con il presidente Buffa, lui mi chiese: ah, ma allora c'eri anche tu nel 91? No, guardi, avevo 4 anni, quindi, però ecco, sicuramente tu e molti altri avete assistito ad un passaggio, comunque lo si intende, epocale per questa terra. E faccio subito una parentesi tecnica. Io purtroppo vengo da 2 giorni febbricitanti e mi accompagna una fastidiosa infiammazione alle tonsille, quindi cercherò di tirare fino a quando... Vabbè. Vabbè, questa è anche la patria salentina di Pasolini, quindi ce la faremo. Però gli spunti sono tantissimi, sono tantissimi. Permettimi di riprendere uno spunto del dottor Oliva, che ho scoperto essere ritratto in una di queste foto. Poi però a questo punto sono curioso di capire chi è l'altro, quello che a lei si accompagna. E lei ha fatto più volte i richiami al 416 bis. Ecco, il vero problema, a mio avviso, ma anche ad esempio di Cataldo Motta, non è tanto
ricomprendere questo fenomeno nel 416 bis, perché guardate, il 416 bis è una norma banale nel senso lato. Per rientrare nel 416 bis ci vogliono tre persone, condizioni di omertà e assoggettamento, punto, no? Quindi è una norma che tra l'altro oggi la giurisprudenza utilizza ricollegandola a fenomeni che con la mafia c'entrano poco e nulla. Il vero problema non è tanto la qualificazione giuridica, ma la qualificazione, diciamo così, sociologica, criminologica. Perché la Sacra Corona Unita è stata una mafia diversa dalle altre. Perché? Anzitutto perché è nata per ultima. Tutte le altre mafie, e soprattutto le tre mafie storiche, Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, affondano le loro origini nell'Ottocento fondiario e nell'Ottocento terriero. E hanno attraversato il Risorgimento, ma l'hanno attraversato da attori già presenti. La Sacra Corona Unita è nata all'inizio degli anni Ottanta, non per ragioni ovviamente casuali, se vogliamo ne possiamo parlare, ma nasce negli anni Ottanta. Ed è l'ultima di fatto a venire meno. Ora, con tutte le specificazioni, le sfumature del caso, però la Sacra Corona Unita, quale organizzazione gerarchica, quale organizzazione strutturata capillare sul territorio, quell'organizzazione che riesce effettivamente ad infondere omertà e assoggettamento, beh, quell'organizzazione non esiste più. Con un certo sforzo, diciamo così, ricostruttivo, siccome poi studiare le mafie vuol dire studiare fenomeni sociali che hanno tantissime sfaccettature, è difficile dire quando una mafia comincia e soprattutto è difficile dire quando una mafia finisce. Io ho provato a ricondurre la fine della Sacra Corona Unita, ma sul post Sacra Corona Unita ritorno tra un attimo, nel 2001 e nel 2003. Perché io faccio una distinzione molto netta nel libro tra Sacra Corona Brindisina e quella leccese. Sono due mondi totalmente diversi. La Sacra Corona Brindisina è molto più collegata al contrabbando, ai traffici marittimi, al Montenegro, all'Albania. La Sacra Corona leccese è stata la Sacra Corona forse più violenta, ma anche quella più miserabile, se vogliamo. Quella che davvero rapinava i negozi con ferocia inaudita senza avere una prospettiva. Ne parlavo con chi? Ne parlavo con qualcuno di... vabbè, mi tornerà in mente. E quindi faccio questa distinzione. Il 2001 è l'anno dell'operazione Primavera, l'anno in cui di fatto lo Stato si sveglia, capisce che sulle coste brindisine si stava di fatto costituendo un antistato, e lì interviene. E io il 2001 me lo ricordo, 2001 segna un altro episodio. No, perché quello è nel 2000. Nel 2001 nel 2001 accade qualcosa che è strettamente collegato all'operazione Primavera, cioè la morte di Eugenio Carbone. Ma in che modo? Nel 2001 scoppia una guerra fratricida in cui nessuno riesce più a salvarsi, in cui tutti tradiscono tutti, è come se il tessuto ad un certo punto si lacera definitivamente e tutti quelli che venivano arrestati parlavano. E quindi chi era stato un associato oppure un semplice compare di quello che veniva arrestato già capiva che era perduto, e quindi andava lui direttamente a costituirsi. No, ma e questa è una cosa che mi ha spiegato molto bene Alberto Santa Caterina, che è magistrato della DDA di Lecce,
che forse è stato quello che più di ogni altro mi ha spiegato questi meccanismi, e devo a lui il quadro soprattutto della Sacra Corona Brindisina. Nel 2003 io, ripeto, con uno sforzo concettuale ricostruttivo che non è uno sforzo assoluto, cioè il 2003 non è l'anno in cui qualcuno va dal notaio e dice la Sacra Corona Unita non esiste più, è l'anno però in cui viene catturato Cerfreda, che insomma è il boss, è l'ultimo dei boss. Ricordiamo l'uccisione di Fiorentino, insomma sono tutte episodi, sono tutte vicende che sono raccontate nel libro. Però venuto meno lui, di fatto è venuto meno un mondo. Dopo quel 2003, anche se vogliamo considerare il mero dato statistico, gli omicidi si azzerano. Da allora di fatto non ci sono mai più stati omicidi di mafia, ad eccezione di quest'ultimo periodo che è qualcosa di diverso, no? Però dal 2003 in poi. Ora, no, vabbè, ma quella fu una... Parlavamo di Padovano, cioè quella è più una vicenda intrafamiliare. È anche un po', diciamo, folcloristica, se vogliamo. E quindi io indico questo 2003. Che cosa c'è dopo? Cosa succede? Cosa accade? La Sacra Corona Unita, in quanto organizzazione, viene meno, ma poi rimane che cosa? Il fenomeno mafioso. Quello che poi è riconducibile effettivamente all'intimidazione, all'omertà e all'assoggettamento. Facciamo un esempio banale, perché siamo ospiti di un'associazione di commercianti, che ringrazio davvero per aver organizzato questo evento, e ringrazio, non l'avete fatto fin qui, ringrazio Martina Calò, che è stata poi diciamo la... quella che ha voluto fortissimamente questo incontro, e mi spiace non averla trovata, ma insomma per ragioni di salute. E quando qualcuno viene a chiedere il pizzo, ha due alternative. O dice: guarda, mi devi dare 1.000 euro, ne ho bisogno. Il commerciante si può porre la domanda: scusami, ma tu chi sei? Io non ti conosco, figurati se do 1.000 euro a te. Il problema è quando chi si presenta come erede di una storia, si presenta come compare di qualcuno, si presenta come amico di qualcun altro, si presenta come intermediatore di qualcuno che oggi è in carcere e chiede: mi devi dare 1.000 euro, guarda, i nostri amici in carcere ne hanno bisogno. Il commerciante non si chiede più: ma questo chi è, tu cosa vuoi? Perché capisce, perché ha vissuto dentro un contesto mafioso e non ha bisogno di troppe spiegazioni. Diciamo, in gergo tecnico questa si chiama estorsione ambientale, perché l'intimidazione non è solo implicita, è solo nella psiche del commerciante che si innescano certi collegamenti. Ecco, il fenomeno mafioso in questo senso si è trasformato da struttura a metodo. Se vogliamo ragionare con categorie giuridiche, da 416 bis ad articolo 7, scusate per tutti quelli che non sono giuristi, si è evoluto il fenomeno ed è fortunatamente un fenomeno che sta scemando. E qualche mese fa io lessi questa notizia che mi ha profondamente impressionato, perché io vivo a Lecce forse un decimo del mio tempo, però anche quando sono via leggo il quotidiano, perché voglio capire cosa succede, cosa sta succedendo. Sono molto amico di Renato Moro, di Rosario Tornesello,
e io ti ho risposto alla domanda che mi hai fatto. E lessi questa notizia. A Veglie, un ragazzo di 19 anni, Renato, a Veglie un ragazzo di 19 anni, un mezzo sbandato evidentemente, e lasciava davanti alla saracinesca dei negozi dei pizzini chiedendo soldi e firmandosi Nuova Sacra Corona Unita. Un ragazzo che non aveva ovviamente contatti di nessun tipo, perché era appunto un ragazzo sbandato che aveva tentato il giorno prima di rapinare le poste, ma non so se vi ricordate, a me è rimasta molto impressa questa notizia, novembre 2016. Quindi questo ragazzo chiedeva soldi firmandosi Nuova Sacra Corona Unita. Ora, ovviamente, i commercianti, avendo capito subito che si trattava dell'opera di questo ragazzo, non hanno dato peso. Però questo vi fa capire come quella storia si tenti in un certo modo di recuperare per far leva sul commerciante e per cercare di dare una maggiore carica di intimidazione alla propria attività delittuosa. Io poi da giurista, a dire il vero, mi sono chiesto, ma questa cosa poi la chiederò a qualche magistrato, ma quel ragazzo sicuramente gli è stato contestato la tentata estorsione, però mi sono chiesto, chissà se gli hanno contestato anche l'articolo 7, e prima o poi chiederò effettivamente, ma non perché io voglia ovviamente fare esperimenti giuridici sui casi concreti, però questa notizia, questa vicenda mi ha diciamo, è molto significativa di come in una terra in cui la struttura, l'organizzazione mafiosa non c'è più, rimane però una storia che può essere sfruttata e che può essere recuperata da chi vuole cercare di essere più efficiente. Ecco, forse abbiamo più o meno risposto ad alcune delle domande. L'anomalia in effetti è sia cronologica, quindi è quella che è la mafia che nasce per prima e muore per ultima, ma è anche un'anomalia di sostanza, perché questo fenomeno, il fenomeno del richiamo, il fenomeno della mafia che diventa brand, che diventa marchio, esiste solo qui. C'erano però delle altre cose a cui volevo ricollegarmi. Tu mi dicevi, Marco, io non ho trovato approfondimenti sui protagonisti, cioè non hai scavato troppo. Allora, ovviamente scrivere un libro di questo tipo... Ci sono alcuni episodi sui quali io mi sono ovviamente soffermato per via del mio lavoro, che ricordo di più, o legati a luoghi in cui mi sono ritrovato, posti su cui siamo intervenuti insieme, no? Appena saputa la notizia, magari per primi, insieme alla polizia, ai carabinieri, ai magistrati, o indagini o inchieste che abbiamo sviluppato, ecco, magari alcune cose abbozzate, ma ecco, avendo visto un libro anche importante dal punto di vista delle pagine, no, del corpo corposo, magari ho cercato quanti più particolari, quante più vicende, storie, nomi che io ricordavo, perché ricordo quasi tutto quello che è avvenuto dalla metà degli anni 90 in poi, e molte cose invece non le ho trovate. E questa è una scelta non casuale, voluta. No, che io tra l'altro spiego un po' all'inizio e un po' alla fine del libro. Vedete, scrivere un libro di questo tipo vuol dire affondare le mani nella vita delle persone, ma non lo dico retoricamente. A me tantissima gente mi ha scritto, mi ha cercato perché era figlia di, o era proprio quella persona lì, ma non per diciamo regolare qualche conto, semplicemente
per chiarire, per dire guarda che quella storia lì la dovevi raccontare meglio perché io sono la figlia di quello lì. Un conto è ricostruire la storia di Cosa Nostra. Dalle origini, sai, raccontare Cosa Nostra nell'Ottocento vuol dire assumere una prospettiva strettamente storiografica. Questo è un lavoro molto delicato perché tutti quelli che sono qua dentro o sono stati uccisi e quindi però ci sono tutti gli altri. Io sono partito proprio da questo, è vero questo, lo ritroviamo. Sì, è vero perché, sì, è vero perché... è un punto che è arrivato anche da altri, ma è della stessa natura. Sì, perché fare approfondimenti biografici è pericoloso e soprattutto in certi sensi anche irrispettoso, perché quasi tutti di quelli che sono stati nominati, ripeto, o sono all'altro mondo oppure hanno intrapreso percorsi di vita totalmente diversi. Questo non vuol dire che io abbia omesso qualcosa, anzi, cioè, tutti i nomi sono stati fatti. Non ho fatto, ecco, per precisa scelta, non ho fatto i nomi dei soldati. A me i soldati non interessano. L'ho fatto solo una volta, raccontando l'omicidio di Fiorentino, perché in quel caso ho detto, io fin qui non ho nominato i soldati, perché i soldati molto spesso poi purtroppo sono stati estratti da quei contesti sociali disagiati e sono caduti in storie molto più grandi di loro. E in alcuni casi ne scontano le conseguenze ancora oggi. Però in quel caso lì, nel caso di Fiorentino, ho raccontato quella vicenda parlando anche dei sicari, anche perché erano sicari che stavano tentando la scalata, insomma. Però gli approfondimenti biografici, ecco, li ho tenuti un po' da parte, anche per questa ragione. Non ragiono da garantista, sia chiaro, non è questione di garantismo, è questione di avere rispetto nei confronti della storia, ma anche delle persone. Perché poi il vizietto del giornalista poi è anche un po' questo, no, non sto parlando ovviamente del caso pugliese, però molto spesso il giornalista vuole scavare, cioè, e cerca qualcosa che magari non c'è, ma questo non è un metodo di ricerca obiettivo e anche eticamente legittimo. Quindi questo è l'appunto sui protagonisti. L'ultima cosa che volevo dire, poi ovviamente possiamo continuare la nostra chiacchierata, e tu dicevi da cronista, io ho ritrovato il filo normativo, il filo narrativo, semplicemente perché io ho fatto una cosa molto semplice scrivendo questo libro: sono andato in emeroteca, ho preso i quotidiani dall'inizio degli anni 80 e li ho sfogliati tutti. Perché i quotidiani sono la storia. E allora i quotidiani mi hanno permesso di ricostruire. Sì, anche perché il internet non c'era e non ti poteva ovviamente dare questo patrimonio. Non ti poteva mettere. Poi internet è molto pericoloso. Di informazioni. Vero, lo dice uno che dirige una web TV. E quindi io sono grato ad alcuni magistrati che mi hanno dato davvero delle. Mi hanno fornito delle panoramiche incredibili. Sono grato però anche a tutti quei giornalisti che all'epoca, a rischio della propria vita, hanno raccontato qualcosa che poi molto spesso purtroppo rimane lì. Chi magari si vuole un po' sporcare le mani, ma nel senso vero del termine, cioè andare ad affondare le mani nella polvere degli archivi, beh, quelle cose le ritrova. Le stesse foto sono state recuperate negli archivi polverosissimi della Gazzetta del Mezzogiorno. Forse la tonsillite che oggi mi ritrovo discende forse anche da lì, ovviamente una battuta, però quelle foto erano lì di fatto buttate, certo. Invece rappresentano un patrimonio storico conoscitivo enorme, importantissimo. È sempre grande merito chi svolge un'attività di questo tipo, un'opera faticosa come quella di elaborazione, di ricerca, di informazione, poi di elaborazione, la scrittura, la stesura e infine la grafica e la stampa di un libro,
è un'opera sommamente meritoria, altamente meritoria. Detto questo, penso che tu abbia risposto in maniera molto, molto precisa, molto puntuale, e hai compreso perfettamente il senso del mio rilievo iniziale, che non era un appunto, ma era una sollecitazione ad esprimere, perché poi siamo qui a parlare di un fenomeno, ma siamo qui anche a presentare un libro, e il libro merita di essere letto. E quindi, diciamo, in qualche modo sta anche a me, sta anche a noi stimolare, nell'ipotetico fruitore, lettore, l'acquisto del libro o comunque la lettura di questo volume, di questo testo importante. Io ricordo, per questo poi pensavo di trovare un dopo, di trovare conferma a quelle che erano le mie sensazioni, a quelle che erano le immagini, perché io sono un televisivo. Chi fa televisione ha un, come dire, una statura completamente diversa da quella del giornalista di carta stampata, anche se io ho cominciato con Alessandro Barbano sul quotidiano più di 20 anni fa. Oggi Alessandro Barbano è il direttore del Mattino di Napoli. Ma da televisivo noi siamo profondamente condizionati dall'uso dell'immagine. Il video è la notizia, più che il racconto, più che il livello testuale. Anzi, per noi il livello testuale è quello videografico. Io ricordo, per esempio, con grande emotività, ancora oggi, a distanza di 16 anni, le grida disumane, di disperazione della madre di un soldato che venne massacrato in una marina a nord di Lecce, a cui tu fai riferimento, in una pagina del tuo libro, che mi segnò profondamente, perché poi noi cronisti sapevamo di chi si trattava, no? Quindi tu immagini che si possa piangere per, come dire, qualcuno che, per un innocente barbaramente ucciso, ma che si possa piangere allo stesso modo, magari ancora di più, per uno che era notoriamente un criminale tra i più efferati, no? Sembrava quasi una cosa fuori posto. Eppure era evidentemente legittima anche in quel caso, perché il vincolo di sangue è un vincolo di sangue, sempre e comunque. Detto questo, tu in alcune pagine però ci racconti qualcosa di molto vivace anche dal punto di vista proprio narrativo, no? Ci hai per esempio rappresentato molto bene le fazioni, come vivevano quei gruppi che giravano. Ecco, tu dici proprio questo, giravano, se ben ricordo, in cerca di qualcosa da fare e di qualcuno da ammazzare, no? E chi ci troviamo davanti lo mettiamo KO, lo facciamo fuori. E questo poi diventa anche molto curioso, perché ci fa comprendere cose che altrimenti non potremmo nemmeno sapere, perché ricordiamo il rumore delle bombe, ricordiamo il nome di qualche morto, di qualche ferito, ma tutte queste sfumature, queste cornici, ecco, che poi sono parte integrante del quadro, il quadro non è fatto soltanto dal soggetto, e tutto questo aiuta a comprendere meglio la realtà di cui ci parla Andrea Apollonio. Brizio Candelieri. Brevemente volevo fare un intervento di pochi minuti, sicuramente per ringraziare anch'io personalmente sia Giorgio, mi permetto di darti del tu, e sia le forze dell'ordine, i nostri carabinieri che sono presenti. Dico i nostri, e ho detto prima a Giorgio, perché dovete sapere che a Calimera comunque noi siamo citati anche sia nel lavoro di Andrea, in questo, a pagina 239 mi pare, e sia ancora prima nel sistema delle estorsioni in Puglia, che è un lavoro fatto per la FAI con il PON precedente. Quindi siamo citati perché qualcosina comunque c'è stata e c'è. Noi forse siamo bravi, o forse siamo bravi a mantenere la cosa, no? Però siamo aiutati da una buona amministrazione che c'è al fianco sicuramente. Però noi troviamo poi comunque sponda, troviamo sponda nei carabinieri, che io ho fortemente voluto e ho chiesto insieme al presidente, ai loro superiori, ma fateli venire, ma fateli partecipare, perché a noi interessa poter stare sempre al fianco del maresciallo Patti o del collega che comunque con cui dobbiamo parlare tutti i giorni. Oppure, quando abbiamo avuto un caso di tentata estorsione, noi ci siamo rivolti all'amico, tra virgolette, nel senso
alla persona con cui potevamo parlare tranquillamente in questura, quindi siamo andati al vicequestore che ci ha accolto, ci ha fatto parlare, ci ha fatto dire tutto e abbiamo cercato di capire qual è la situazione. Ora, per concludere, volevo però raccontarti un episodio. Tu citi sul libro l'operazione Vernel, quindi tentativi di estorsione che vanno nella zona costiera tra San Foca e Torre dell'Orso, fatto da un clan di Vernole Calimera, quindi siamo a casa, no? Noi facevamo una manifestazione tipo questa, non presentavamo un libro, non ricordo di che cosa parlavamo, come una manifestazione anti-racket. Ero io il presidente, io stavo di qua e vedo tra le persone entrare una persona. Questa persona, in un paese non grandissimo come Calimera, ti accorgi subito e dici: che fa questo qua? È strano, e pensi. La mattina dopo, si parlava di ristoro delle vittime, ecco com'era. E questa l'indomani mattina mi cerca questa persona, dice: ho sentito Catano Sordia ci ha tenuto l'estorsione. Ho detto: sì, Brizio, non si chiama Brizio ovviamente. Sì, Brizio, e hai sentito qual è la condizione? Sì, e ti ci ha fatto? No, io non ho già denunciato, perché io non sai com'è te. Io sapevo già tutto ovviamente, perché era uno sottoposto ad estorsione. E che avevano intercettato i carabinieri, mi pare che erano in quell'operazione, e quindi poi li avevano chiamati, gli hanno detto: tu hai eccetera eccetera, e loro comunque non avevano fatto la denuncia, tanto che Motta disse: in quel caso sarebbe il caso di chiedere anche a loro, cioè di perseguire penalmente anche loro, no? per mancare denuncia, no? E quindi perché venne questo amico calimerese? Perché dice: sì, io ho avuto paura perché a me hanno messo, mi ha raccontato l'episodio, però non sono andato a denunciare. Ah, bravissimo, ho detto. Quindi questo, quando è stato attratto da noi, tra virgolette, tra le associazioni, quando ha sentito che c'era la possibilità di prendere i soldi, di essere ristorato da questa cosa. E questo mi ha fatto pensare, no, sicuramente che stavamo lavorando benino, e poi magari non abbiamo tantissima gente, però comunque chi deve sentire sente. E poi che il lavoro fatto invece a monte con le forze dell'ordine eccetera funziona, ma forse dobbiamo essere più penetranti. E in questo la domanda poi che volevo anche porre a te, tra le varie realtà che hai visto, secondo te le denunce nella nostra zona ci sono, si fanno, si ha ancora tra virgolette paura, o siamo riusciti ad ottenere quello che poi vogliamo, no? La denuncia sempre e comunque. Ma allora, storiograficamente parlando, io ti posso raccontare l'immagine degli anni 90 e anche l'immagine degli anni 2000, perché poi l'operazione che tu hai citato, il clan Vernel eccetera, anche lì, io lì non sono sceso nei particolari, credo di non aver fatto quasi no, ma semplicemente perché poi chi racconta le storie deve stare attento a far sì che quelle storie siano effettivamente quelle, non che poi si arrivi in appello e tutti liberi, oppure in Cassazione. Quindi io più mi avvicinavo al presente e più omettevo, ma ripeto, non certo per una questione di umiltà, perché si va a toccare poi la vita delle persone, intere famiglie, e questo per fare giusto un piccolo accenno. Però negli anni 90 sicuramente, mi pare che io riporto un dato facendo le debite proporzioni, in Puglia si pagava più che in ogni altra regione d'Italia. Tra l'altro la Puglia conosce una storia dell'associazionismo anti-racket che è seconda soltanto a quella siciliana di Capodorlando.
perché nel 92 venne fondata qui la seconda associazione anti-racket d'Italia, a San Vito dei Normanni, certo. E lì, ripeto, poi ciascuna di questi elementi meriterebbero libri interi, cosa che tra l'altro è successo nel caso dell'associazionismo anti-racket, no? È stata scritta una storia dell'associazionismo anti-racket recentemente. Quindi quella era una realtà molto pesante in cui tutti tacevano, ma tacevano per paura della violenza. La Sacra Corona Unita è stata una mafia, è stata la mafia più violenta, perché non aveva, diciamo così, un patrimonio di intimidazione da spendere. E qui torniamo sempre al discorso di prima. Il clan di Nitto Santa Paola in Sicilia ha un patrimonio quarantennale, diciamo, prendiamo Nitto Santa Paola negli anni 90, ha un patrimonio quarantennale, neanche di intimidazione, di collusione, di stretto rapporto con la società. Tutti sapevano chi erano, siamo a Catania. Ma nel caso della Sacra Corona Unita, i sacristi, che non erano dei grandi geni del crimine, visto anche poi la fine che hanno fatto, beh, loro dovevano, non avevano elementi da spendere, cioè, loro agivano violentemente. Tu non pagavi, noi ti facciamo saltare il negozio domani, perché non ci sono filtri, non ci sono intermediazioni. È stata una mafia molto violenta e si facevano saltare i negozi molto più che altrove, proprio per questa ragione. E poi, come ci siamo detti, i rapporti sono cambiati. Quindi ti posso dire che sicuramente l'associazionismo anti-racket qui in Puglia ha giocato un ruolo fondamentale. Se dobbiamo parlare del presente, io mi rivolgerei più che altro al dottor Oliva per quello che ci può dire, però l'immagine che io mi sono fatto, l'idea che mi sono fatto, anche perché poi l'immagine, no, viene fuori anche dai piccoli fatti. Il fatto che vi ho raccontato prima di questo ragazzino di Veglia, no, ci fa capire come qualcuno ancora ci prova, però è sempre più difficile, perché la cultura della legalità, io non voglio scadere nella retorica, perché quando si parla di cultura legalità dell'antico, si scade il 90% delle volte nella retorica. Io non voglio fare un discorso retorico, voglio indicare un dato obiettivo. La cultura della legalità, dell'antimafia, dell'antiracket è cresciuto enormemente, perché oggi ci sono le associazioni sul territorio, perché oggi si conoscono gli strumenti che si hanno a disposizione, perché gli strumenti che si hanno a disposizione ci stanno. Vi racconto questo aneddoto. Martedì, nonostante i miei decimi di febbre, ero al Ministero della Giustizia, perché, come raccontava il dottor Oliva, diciamo, faccio parte con mio grandissimo onore di questi stati generali dell'antimafia che ha indetto il ministro Orlando, che è una specie, sono dei tavoli tematici, e si vuole fornire la griglia completa dei problemi e delle soluzioni, siano esse soluzioni sociali, siano esse soluzioni normative. E noi in commissione al Ministero ci stiamo ponendo questo problema. Noi dobbiamo fare un censimento delle associazioni antimafia, perché noi oggi il problema che abbiamo è esattamente l'opposto di quello che avevamo 10 o 20 anni fa. Prima l'antimafioso lo si individuava, oggi sono tutti antimafiosi. Le associazioni antimafia sono talmente tante e raggruppano talmente tanta gente che poi ad un certo punto bisogna stare attenti a che questo fenomeno non si ritorca contro l'utilità stessa, no? Ecco, noi ci stiamo ponendo questo problema. Allora si sta pensando di fare un vero e proprio censimento delle associazioni antimafia, delle associazioni antiracket, e di capire se c'è effettivamente se effettivamente quella finalità è perseguita,
Quindi noi oggi abbiamo il problema opposto. Sicuramente è un problema, ma è un problema che ci fa sorridere rispetto a quello che avevamo 20 anni fa, in cui l'antimafioso era la pecora nera per definizione. Brevemente, sono testimone. Dopo la mia esperienza brindisina sono stato a Lecce, anche se con ruoli differenti, Lecce, ma sempre più o meno in trincea, quindi a Lecce ero alle volanti, a Taranto ho fatto volanti e squadra mobile, a Bari volanti e a Bitonto dirigente del commissariato, quindi ho girato larga parte della Puglia e quindi incontrando diverse realtà in diverse epoche, ovviamente, perché Brindisi nei primi anni 90, Taranto per esempio sino al 2006, ma quello che ho riscontrato appunto nell'evoluzione storica, perché parliamo appunto di storia, e innanzitutto a livello medio sicuramente c'è una sensibilità e una cultura completamente diversa, quindi giusto la diagnosi fatta da Andrea, permettimi di darti del tu. Quello che viene fuori, che emerge, esatto, è dovuto, dicevo, quello che emerge è questo, indubbiamente, è giustissima anche questa considerazione di chi fa parte delle associazioni anti-racket, perché io ho avuto esperienze sia positive che negative, ho visto nascere quella di San Vito dei Normanni nel 92 e mi ricordo nacque in una notte Emiliano, era il PM e sì, esatto, quindi quello che viene fuori è che lì c'era una serie di componenti che venivano fuori innanzitutto dall'essere testimoni, ecco, testimoni di fatti concreti, di fatti che andavano denunciati, di fatti che indubbiamente emergevano. E poi invece altrove ho riscontrato invece, non voglio dire il professionismo dell'antimafia, perché è un'espressione che non mi piace e non l'ho solo citata, ma la rifiuto. Però oggettivamente poi attira alcune persone l'essere, come devo dire, interpretare un ruolo che però bisogna viverlo, non bisogna interpretarlo, e questa è la differenza. Cioè chi può essere componente dell'associazione anti-racket? Chi ha un legame con il territorio? Chi ha un legame con i concittadini commercianti? Chi ha un legame o comunque un potenziale legame con chi vive una determinata situazione, quindi chi vive il territorio, cioè non può essere un soggetto estraneo che per motivi personali vuole mettersi in mostra, parliamoci chiaro, e molto spesso è successo anche questo e questo non va bene. Viceversa, in alcune zone, e parlo sicuramente della stragrande maggioranza delle realtà poi sorte sul territorio, effettivamente c'è un attivismo che appunto non perde il contatto con il proprio territorio e con la propria comunità, e questo è fondamentale, cioè il dialogo continuo, il dialogo che deve essere tenuto vivo, perché se no è inutile qualsiasi tipo di tentativo di associazione, quindi mi limito a questo. Altra cosa che volevo dire, riferendomi a quel accenno a chi era la terza persona nella foto, la terza persona era un ispettore che poi non ancora in quel momento storico, ma subito dopo, preso poi da varie motivazioni, uno carriera, un'altra collusione vera e propria, perché di collusione si deve parlare, e praticamente fu trainato, diciamo così, in un vortice particolare, la devianza, cioè quindi nell'ambito delle istituzioni, nell'ambito della stessa questura di Brindisi, non è molti, almeno quelli quelli più grandi loro possono ricordare, e io l'ho vissuto, diciamo, sulla mia pelle, perché poi ovviamente
quando alcuni dei nostri colleghi venivano travolti da questo tipo di fenomeno della collusione con alcuni soggetti malavitosi che loro favorivano inizialmente per creare, come devo dire, questo rapporto di confidenziale, di collaborazione. Da lì effettivamente poi nacquero delle collaborazioni con la giustizia, alcune genuine, alcune meno, ma lì poi l'effetto fu, come devo dire, quello di essere travolti da questo tipo di attrazione, di attrattiva anzi, perché ovviamente viene bene una volta, viene bene la seconda, alla terza uno ci prova, ovviamente se non ha radicato il senso di appartenenza alle istituzioni, il senso di dovere, e purtroppo questo fa parte di quella famosa base valoriale che o c'è o non c'è e può colpire chiunque all'interno e all'esterno delle istituzioni. E quello è stato purtroppo un esempio tristissimo, angosciante, che poi per fortuna è stato individuato, superato, ma con grossi costi, grossissimi, elevatissimi costi, perché effettivamente quel tipo di mafia effettivamente, ecco, viveva il momento forse più forte. La Sacra Corona Unita Brindisina arrivò a fare quello che non fece forse nessun altro gruppo criminale pugliese, cioè quello di avere dalla propria parte anche qualcuno all'interno delle istituzioni. C'erano degli episodi estorsivi qui a Calimera. Presidente dell'associazione ai tempi era Vito Bergamo, io ero giovane componente del direttivo. E quindi nacque questa associazione perché si doveva rispondere, ci vedevamo di notte, eccetera, eccetera. C'era un problema con un elemento della Sacra Corona di Cellino, che era per varie ragioni presente qui. E facciamo il salto di qualità perché il presidente nostro del tempo, parlando con Antonio Rotundo, con l'onorevole Rotundo, e l'onorevole Rotundo disse: scusa, ma parliamo con Tano Grasso, che è nostro, era onorevole ai tempi, era appena nominato commissario, e vediamo che cosa. Tano venne qui e disse: no, non dovete fare questo, ma dovete salire di livello, cioè scrivere, eccetera. Da lì partimmo, ma era il lontano 92, quindi cioè anni e anni di presenza. Ok, grazie. Grazie a Brizio Candelieri, grazie a Roberto Bruno, grazie ad Elisabetta Civino, grazie al capo di gabinetto del Questore di Lecce, Giorgio Oliva, grazie per la tua testimonianza preziosa, e grazie ad Andrea Apollonio, il libro di Andrea Apollonio, Storia della Sacra Corona Unita. Qualcosa di più, capire meglio, capire qualcosa di più circa la nascita del fenomeno mafioso, sia, non lo sapevo, sia nella provincia di Lecce che quella di Brindisi. Questa distinzione, ma può essere anche marginale. Poiché appunto questo fenomeno è piuttosto recente rispetto ad altri similari, no? Risalgo appunto agli anni all'Ottocento, se non pure prima, non so se nel libro c'è qualcosa che può, cioè sicuramente mi fa piacere, quindi lo leggerò, anche perché questa sera non è venuto fuori, no? Per come mai più cruciali insomma della storia della Sacra Corona Unita, perché è nata la Sacra Corona Unita in un ambiente, in un territorio che ci sembrava vergine, che ci sembrava sano, e invece no. Com'è stato possibile? Cioè quali crepe, no, ci sono avute, perché si accennava alle crepe, un fenomeno del genere nascono dove ci sono delle crepe. Quali sono le crepe, sono state le crepe fondamentali, no, per le quali appunto è venuta fuori
no? Allora, perché motivazioni, motivi di ordine economico, mi ha fatto piacere la distinzione che si è fatta tra colonnelli e soldati. Io, perché capisco il soldato, no, che può essere indotto dalla situazione economica, sì. Ma il colonnello, chi sarà, chi sono stati i colonnelli nel nostro territorio? Visto che, insomma, ho sentito che in qualche modo si è preso un po' con il controllo della situazione, non è stata certamente debellata, anzi direi che bisogna stare molto attenti a non essere eccessivamente ottimisti, perché quello che è successo potrà ancora succedere, no? Potrà pure succedere, e quindi ben vengano appunto tutte le iniziative, comprese la costituzione di questa associazione antimafia, la forte presenza delle forze armate, della magistratura, eccetera, eccetera, il supporto culturale, no? Quindi la scuola, tutte le, quelle. Io sono rimasto veramente male stasera, quando sono entrato ho visto così poca gente, ma possibile? Uno fenomeno, cioè, il problema è così importante, che non poteva, non dovrebbe non suscitare l'adesione, direi, pubblicitaria della società. Posso rispondere solo su questo punto? Allora, sulla storia della Sacra Corona Unita potremmo star qui, sulle origini della Sacra Corona potremmo star qui a parlare un'oretta, e appunto per questo abbiamo glissato, no? Però se lei vorrà prendere il libro, questo punto verrà soddisfatto, perché ecco, se c'è una cosa che è stata detta, ridetta e ribadita, è stata proprio l'analisi delle origini della Sacra Corona. Poi, come tutti i fenomeni sociali, hanno tante cause e concause. Però voglio soltanto fare un appunto su quello che le diceva. Oggi c'è poca gente, oggi c'è per me c'è stata comunque molta gente, ma dico questo perché ogni presentazione di questo libro ha una storia a sé. Io ho presentato questo libro praticamente ovunque, e posso dire che a Squinzano c'erano 4 gatti, ma non perché non fosse stato pubblicizzato l'evento, perché non si è voluto andare. Cioè, qualcuno è venuto e poi qualcuno è addirittura venuto alla fine dell'incontro e ha detto: ma mi firmi questo? Ma per chi? Per me? No, per un ragazzo che è in carcere. Vabbè. No, ma questo per dire che ogni incontro ha una storia a sé. A Mesagne, che è stata poi forse una delle presentazioni più belle e più toccanti, c'era un'aula stracolma, ci saranno state 200 persone. A Lecce con Violante, e torno un attimo su Violante, perché prima ho sottolineato che c'era Violante, semplicemente perché Violante è stato uno dei primi a sottolineare il fatto che qualcosa mancasse sulla Sacra Corona, e la presenza di Violante a Lecce qualche mese fa era molto indicativa di un'attenzione rinnovata, di un'attenzione del tutto nuova a quello che è successo qui in questo territorio. Ma ripeto, potrei fare tutta la carrellata delle presentazioni che ho fatto e dire che ciascuna di queste ha una sua storia, perché raccontare la Sacra Corona Unita vuol dire a Calimera, vuol dire anche raccontare un pezzo di storia di Calimera, raccontarla a Squinzano vuol dire raccontare un pezzo importante di storia di Squinzano, a Mesagne, ma davvero. E poi ecco, più si sale, più si va a nord, quindi da Bari in su, più nasce la curiosità, perché la Sacra Corona Unita ha goduto sempre di grandi mistificazioni. È la mafia della Puglia, una falsità abominevole, perché la Sacra Corona Unita è sempre stata soltanto Leccese e Brindisina. Nasce a Bari ma si sposta giù, per ragioni che spero lei potrà. I got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I rent a beach house in Miami.